corso si suddivide essenzialmente in due parti. La sezione strutturale, composta da 12 lezioni che vanno seguite in modo consecutivo e che ci condurranno a realizzare il modello parametrico di uno stadio, comprensivo di parte strutturale, gradinate e sistemi di ombreggiamento superiore, è una parte complementare, composta da numerose piccole lezioni che vanno ad approfondire e spiegare il funzionamento dei comandi principali, con un occhio più attento agli strumenti che riguardano l'architettura. Nella fase iniziale, Grasshopper può risultare un po' ostico, soprattutto per chi vuole approcciarlo come un software tradizionale di modellazione. Quindi il mio consiglio è di partire con i primi tutorial di completamento, per prendere un po' di confidenza con l'interfaccia grafica di Grasshopper, ma subito dopo seguire i tutorial strutturali, anche se non si capisce completamente quello che si sta facendo. E poi, in un secondo momento, procedere a ritroso, tentando di capire come lavora ogni singolo componente al variare dei parametri di base, aiutandosi con i tutorial complementari. Passare dalla modellazione tradizionale a quella parametrica richiede un allargamento del proprio punto di vista e una variazione drastica dell'approccio progettuale, ma vi assicuro che una volta che inizierete a pensare in modo parametrico non avrete più limiti pratici nella visualizzazione dei vostri progetti. L'unico limite che rimarrà sarà la propria capacità di concepire le forme, perché se le avrete chiare in mente è certo che riuscirete anche ad esplicitarle tramite Grasshopper. Praticamente per ogni lezione troverete una cartella con la definizione di partenza e quella di arrivo. La definizione di partenza coincide di fatto con la definizione di arrivo della lezione precedente. Quindi quello che dovrete fare per seguire la lezione è essenzialmente aprire Rhino, aprire Grasshopper, caricare la lezione di partenza e seguire la video lezione che vi condurrà dalla definizione di partenza a quella di arrivo. Può succedere talvolta che la definizione di Grasshopper perda riferimento al punto di Rhino. In questo caso quello che dovete fare è semplicemente individuare il parametro point di Rhino che viene creato nella prima lezione e che trovate all'estremità sinistra della definizione. Cliccarlo con il destro del mouse, selezionare Set One Point dal menu a tendina che si apre e a questo punto il Rhino selezionate un punto qualsiasi.